Attenzione, se ti piacerà questo documentario o ami il football americano e vuoi aiutarne la diffusione, lascia un commento sotto al video, clicca su mi piace e condividilo attraverso i social network. Buona visione. Firenze, Italia, luglio 2012. Quattro squadre di football che si affrontano nel torneo internazionale Four Helmets. Hey, let's go, y'all. We're here to represent our country. Due giorni di football, quattro partite, un solo vincitore. In occasione di questo torneo, la squadra dei Guelfi di Firenze è composta anche da giocatori provenienti da altre squadre italiane. Da qui ha origine la simpatica nomenclatura della loro squadra per questo torneo, i Guelfi and Friends. La prima partita vede la squadra locale affrontare i temutissimi giocatori statunitensi dei Team Eagles. You know what the best thing that could happen to us to football in Italy is they bring the frickin' Green Bay Packers over here. Okay, che portano I Green Bay Packers. And you get to play them. E devi giocare. And then you find out why they're in the fucking NFL. E lì capite perché loro giocano in NFL e voi no. Oh, you know what's gonna happen today if you do not quit. You know what's gonna happen? Cosa succede se non mollate? You're going to be a better football player tomorrow. Domani sarete di sicuro dei migliori giocatori. No matter what happens today, we play again on Saturday. Noi giochiamo di nuovo sabato. Yes, it starts with us right here. They get nothing up front. They get nothing. I don't care how big, how fast, whatever. Up! They're not faster than us, they're not quicker than us, they're not definitely not stronger than us. Let's say. Going hard in the States out here. VA to Atlanta, man. VA, baby. Team USA, man. Let's go, man. Good news, bad news. Rip rap, heading to Virginia. To the right, man up. Let's go left. Let's go left. One more time. Okay. Offense up. Oh, he's the kick. It says heads. Tails it is. Intanto, la squadra della Danimarca assiste alla partita. Grande Tomagnoli! Io quando l'ho vista arrivare ho detto questo mi piace! Grande!
fallo al basso, immolati, non la fermi ad un braccio. I Guelfi Firenze danno il massimo, ma nulla possono contro la forte squadra statunitense. La partita finisce 58-13 in favore del Team Eagles, che sabato giocherà la finale del torneo contro la vincente tra Italia e Danimarca. Thank you, boys. It has been a privilege. Thanks, guys. Good game. Good game. Very team, Eagle, USA. Hip hip hurrah! Hip hip hurrah! Hip hip hurrah! 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 1, 2, 3. Grazie! 1, 2, 3. Grazie! 1, 2, 3. Grazie! La nazionale italiana arriva allo stadio. Nella rosa del blu team ci sono anche due giocatori dei Guelfi di Firenze. Andrea Benoni, detto Superman, e Guido Parronchi, detto Drive. Tempo ha giocato ottimamente sia in attacco che in difesa, ma la partita è ancora lunga e la Danimarca, come scopriremo, si rivelerà un osso veramente duro, un mix di ottima tecnica e grande velocità che in pochi si sarebbero aspettati.
Sinistro! Vince la Danimarca 21-7 con due intercetti della difesa riportati in end zone. Sabato la finale sarà USA contro la Danimarca. L'Italia invece affronterà i Guelfi and Friends per il terzo posto. Secondo giorno, finale per il terzo posto. Tra Guelfi Firenze e Italia sarà un duello come in uno spaghetti western di Sergio Leone. We'll be right back.
L'Italia si concede il lusso di segnare con un uomo di linea e i Guelfi lo prendono come un grave affronto. Ok, mettere quello ciccione a lanciare è una presa per il c***o. Te lo faccio. Questa è la cosa più mancanza di rispetto che potevano farci. Se vista bene questa cosa, adesso prendete la spagnola e andate a casa. Where's our fight? Ok, voglio la squadra dei Guelfi in France tira fuori il carattere e i giocatori in campo danno il massimo. USA e Danimarca assistono alla partita in attesa della loro finale. Gli animi si scaldano. Il Team Eagles apprezza lo sforzo dei ragazzi di Firenze. I Guelfi per 3 volte consecutive riescono a bloccare l'attacco della nazionale sulla goal line, che segnerà solo al 4º tentativo. Un'impresa non da poco per una squadra composta prevalentemente da giocatori del campionato minore e che ha avuto solo pochi giorni per allenarsi insieme. L'Italia vince 35-14, ma i Guelfi in France hanno dimostrato di avere un grande cuore. If anybody would have told me there was one practice that we could have a competitive game with a national team, I would have said they were a liar. Okay, gli avrei detto un bugiardo. You guys, listen. First off, thank you. Grazie. You're welcome. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a quelli che sono venuti da fuori. Very well, my friends. Hurrah! 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 La finale. Team Eagles contro Danimarca.
La partita è avvincente e combattutissima. Le immagini parlano da sole. We're gonna send in an under. That's it. Hey, it's plain and simple. Defensive line, send an under. Defensive end, come upfield. Come up two and then. All right? Nickel and dime has outside contain. You have four. Alla lunga, la giovane età dei danesi e la maggiore rapidità di alcuni loro giocatori gli permette di prendere il largo e di portarsi nettamente in vantaggio sulla squadra statunitense. Nazionale in maglia bianca che finora praticamente ha ogni... Danimarca batte il Team Eagles 49-20. I danesi vincono il torneo. Come
kan godt hoppe. Han løb de filmer jeg på. Man skulle skal hoppe. Sulla sideline della Danimarca cominciano i festeggiamenti e per il capo allenatore è in arrivo una sorpresa. La Danimarca si è aggiudicata il torneo meritatamente. Le quattro squadre hanno regalato a Firenze due giorni di football indimenticabili. E questo video è un omaggio a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, dall'ultimo dei giocatori in panchina al più importante dei dirigenti. Alla fine del video troverai l'elenco di tutti i giocatori delle squadre che hanno partecipato al torneo. Good.